C'era una frase importante che diceva sempre Gianni. Che non si smette di giocare perché si invecchia, ma si invecchia se si smette di giocare. Secondo me è una delle più importanti di Verona. Rendere il gioco così nel centro della città tanto partecipato, in realtà è un messaggio importantissimo. Allora, questa è il sedile, questo è il sedile e diciamo il bimbo più o meno cresciuto si siede qua e mette i piedi sullo sterzo, per cui mette i piedi in questo modo e così sterza, quindi c'è un perno centrale. Questi sono i freni, sotto hanno un pochino di gomma. I bambini, se scendono da soli, ci stanno ad ascoltare, perché comunque noi spieghiamo: tieni le mani sui freni, appoggia bene i piedi sullo sterzo, e diamo alcune dritte. Il bambino scende tranquillamente. Quando c'è il papà e dice: no, ma io da piccolo sono già sceso, l'ho già usato, non c'è problema, partono, niente, si fermano, non superano la rampa perché si smaltano subito. Non perché sono una donna, ma devo dire che le bambine sono molto brave, perché loro ascoltano tutti i consigli e confrontando bambini e bambine sono in genere quelle che comunque arrivano linearmente alla fine del tracciato. Ah, il campionato è nato con un'unica gara appunto a Novaglie, dove i primi anni abbiamo raggiunto anche 70, 80, 120 partecipanti, tanto che c'erano anche due categorie. Perché Novaglie è il posto dove alcuni dei promotori, tipo Gianni e i suoi amici, nel 99 avevano deciso di creare, era la loro strada, il loro paese, avevano deciso di rifare la gara che loro facevano da bambini. Quindi tutto è nato così. Il migliore dei tracciati è quello che ha sia dei tornanti, dove si impara e quindi si deve imparare ad avere abilità nelle traiettorie, ma anche dei rettilinei, dove si prende velocità e quindi anche l'abilità di tenere la stabilità, di dare stabilità al carrettino che scende, non è da poco. Quindi il tracciato, anche se è corto, può essere molto tecnico. Così come ci sono tracciati più lunghi dove però ci sono molti rettilinei. Il segreto dei carrettini è che, non avendo motore, l'importanza sta nella spinta del carrettino vero e proprio, che viene fatto dal pilota, chiamiamolo, a mano. Quindi si usano guanti e si spinge direttamente sull'asfalto. E quindi non solo in partenza, ma alla ripartenza dopo ogni tornante bisogna spingere molto, fino alla fine, devo dire, fino all'arrivo, perché spesso col fotofinish si sono vinte o perse gare.